In una città che racconta una storia di passione, di arte e comunità, Banca di Pesaro è un punto d'incontro. La cultura unisce e ci fa crescere insieme. Per questo Banca di Pesaro si impegna a sostenere la capitale italiana della cultura 2024, poiché una comunità che vive di cultura è sinonimo di un futuro brillante. Dal 1973 progettiamo e realizziamo macchine e linee complete di confezionamento. Da oltre 50 anni, flessibilità, cura del cliente, passione e innovazione. OMAG è il lavoro di squadra. Come in una famiglia, condividiamo il talento e l'esperienza. Da Gradara e in tutto il mondo, troviamo soluzioni innovative per il packaging del futuro. Perché il futuro è il nostro tempo. Si è tenuta a Pesaro, presso la sede di Confindustria, all'interno del progetto di Pesaro 2024 Incontri Capitali, la presentazione del libro Sogni e Illusioni di Libertà di Patrick Zaki, il ricercatore dell'Università di Bologna e attivista per i diritti umani di origine egiziane, che è stato detenuto per 20 mesi nel suo paese d'origine. Una sala strapiena che ha visto centinaia di persone che non sono riuscite ad entrare rimanere fuori ad attenderlo anche solo per un saluto. Ad anticipare il tutto, nella mattinata, l'incontro con gli studenti presso il liceo Marconi, dove Patrick ha parlato ai giovani, di lui, del futuro, ma anche dell'attualità. Sì, questa mattina sono stata a scuola a Pesaro ed è stato straordinario e uno dei miei primi obiettivi da quando sono stato rilasciato è stato proprio quello di visitare quante più scuole italiane possibili per condividere con gli studenti le basi dei diritti umani e civili e sono rimasto molto impressionato dal loro livello intellettuale, dalla loro conoscenza in particolare dei diritti umani e anche dalla loro consapevolezza. Sono state circa 2 ore di dialogo molto intenso e fondamentalmente il mio messaggio è stato riguardo a quello che sta succedendo oggigiorno. A un certo punto ho dato parola a loro e loro si sono anche espressi con paura rispetto ai fatti recenti italiani delle cariche contro gli studenti e quindi io ho raccomandato loro di continuare a fare tanto rumore e di non avere paura di esprimere le proprie opinioni. Credo che questo messaggio sia arrivato chiaro e forte e ho visto che loro sono stati molto felici di incontrarmi così come io sono stato felice di incontrare loro. Un libro che racconta la sua storia, la sua detenzione, la sua libertà, tra parole di denuncia e di speranza, tra riflessioni su ciò che gli è accaduto e ciò che accade ad altri. Il libro di Patrick Zaki è un messaggio per tutti i suoi lettori. Il libro fondamentalmente parla, è una mia testimonianza di quello che mi è successo all'interno della prigione e parla proprio delle grandi difficoltà affrontate nelle prigioni egiziane. E naturalmente moltissime persone sono state curiose in questo periodo e mi hanno chiesto ma com'è viverlo da dentro, come si passa una giornata, come si fa a non impazzire e anche come si fa a mantenere la speranza. E quindi questo è quello che io cerco di raccontare. C'è poi anche una parte di attivismo in questo mio libro che è rivolta soprattutto ai miei colleghi che sono ancora dentro e anche ad altri prigionieri. Quindi in definitiva si tratta di un libro sia di testimonianza sia di supporto per le persone ancora in prigione. In realtà onestamente non c'è una parte del libro a cui sono più legato perché si tratta veramente dei più difficili 2 anni della mia vita e di questo racconto, quindi non riesco a sceglierne un solo frammento. La cosa che però sento più fortemente è il mio dovere verso i miei colleghi e in qualche modo mi sento in colpa per il fatto che loro siano ancora lì dentro, quindi se c'è qualcosa a cui sono legato è proprio il motivo, il senso di questo mio libro e anche un po' il senso di colpa, anche perché da fuori sto facendo tutto quello che posso, però loro sono ancora lì.
Fondamentalmente passo le mie giornate guardando immagini che vengono dalla Palestina, mi sento molto male, in particolare mi sento malissimo rispetto al silenzio che c'è sull'uccisione di civili palestinesi e sul genocidio che sta avvenendo. Sarei molto egoista se dicessi di stare bene. Poi è chiaro che sono qui in Italia, sono felice, incontro persone che mi vogliono bene, che mi hanno supportato e apprezzo tutta questa generosità. Di tanto in tanto rubo qualche secondo di gioia per me stesso, però in generale sarò felice soltanto nel momento in cui ci sarà un cessate il fuoco. Tra i partner di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024 c'è anche CNA, che vede in quest'anno una grande opportunità per la città e le imprese. Un'adesione convinta di tutto il sistema CNA per una grande opportunità per la città di Pesaro, per la provincia di Pesaro Urbino, ma per tutta la regione. Quindi un'adesione che viene dalla CNA nazionale, la CNA regionale e ovviamente la CNA di Pesaro Urbino, perché i nostri imprenditori hanno bisogno di visibilità e un'occasione come questa è straordinariamente importante e ne la dobbiamo sfruttare al meglio ed è un'occasione che la CNA sarà ovviamente protagonista insieme a tutto il sistema di Pesaro, Capitale della Cultura 2024. Ci sono diverse iniziative di livello nazionale e regionale che verranno declinate appunto su Pesaro. Abbiamo iniziative di ogni settore, ogni mestiere, nelle location più importanti che faranno conoscere a tutta Italia la bellezza e la straordinaria capacità anche di accogliere che ha una città come Pesaro e la CNA aiuterà questo come sistema provinciale, regionale e nazionale perché davvero abbiamo molte iniziative in campo. Ovviamente la nostra sponsorizzazione avrà un ruolo fondamentale anche nella riqualificazione della Sala Laurana del Palazzo Ducale della Prefettura che sarà il momento più importante di questo anno per noi, ma ci sono anche tante altre iniziative che verranno protagonisti, anche i nostri artigiani, che faranno grande questa possibilità. Effetti positivi, quelli nei confronti delle imprese, che si sentiranno in futuro, ma che già si stanno avvertendo nel presente. Un'occasione di riscatto nei confronti degli anni di crisi pandemica che ancora si fanno sentire. Io penso che gli imprenditori avranno un grande beneficio perché noi siamo in un territorio che a livello di manifattura soprattutto ha un grande pregio, quello di fare cose di grande qualità ammirate in tutto il mondo. Purtroppo abbiamo sempre avuto un gap per quello che riguarda la visibilità e la capacità di proporci noi nel mercato globale. Questa è una grande occasione invece di visibilità che può aiutare tantissimo imprenditori come i nostri che fanno un ottimo prodotto e che avranno una straordinaria occasione per dimostrarlo a tutti. Su questo non ho nessun dubbio, lo hanno dimostrato le capitali prima di Pesaro e lo dimostra il fatto che quando c'è tanta visibilità poi dopo si prendono quei rapporti che negli anni vengono poi portati a termine anche con affari. Quindi sicuramente questo sarà un volano anche per i prossimi 3-4 anni a venire. Le imprese dopo gli ultimi anni che possiamo definire davvero difficili, in certe situazioni anche drammatici, io penso che avevano assolutamente bisogno di un trampolino di lancio per ripartire. Lo abbiamo fatto timidamente dopo la pandemia, lo rifaremo soprattutto nel nostro territorio. Io dico non soltanto locale, provinciale, ma addirittura regionale, lo faremo con grande entusiasmo, sfruttando la grande occasione di Pesaro 2024. Stiamo già verificando da parte delle imprese grande curiosità, grande anche voglia di appartenere a questo grande progetto Pesaro Capitale della Cultura 2024 e c'è un fermento che mancava da anni, quindi ottime prospettive. CNA all'interno del progetto di Pesaro 2024 si presenta anche con due eventi all'insegna della cultura. È già in calendario un'iniziativa di carattere nazionale che vedrà probabilmente partecipare anche il ministro dell'agricoltura Lollobrigida ad un'iniziativa di CNA per quello che riguarda la cucina come patrimonio immateriale dell'umanità. Quindi una bellissima iniziativa che ci vedrà protagonisti. Autogiro, che è un'iniziativa patrocinata a livello nazionale sempre da CNA, ha deciso di fare una tappa importantissima su Pesaro proprio per valorizzare in questo anno la capitale italiana della cultura.
In una città che racconta una storia di passione, di arte e comunità, Banca di Pesaro è un punto d'incontro. La cultura unisce e ci fa crescere insieme. Per questo Banca di Pesaro si impegna a sostenere la capitale italiana della cultura 2024, poiché una comunità che vive di cultura è sinonimo di un futuro brillante. Dal 1973 progettiamo e realizziamo macchine e linee complete di confezionamento. Da oltre 50 anni, flessibilità, cura del cliente, passione e innovazione. OMAG è il lavoro di squadra. Come in una famiglia, condividiamo il talento e l'esperienza. Da Gradara e in tutto il mondo, troviamo soluzioni innovative per il packaging del futuro. Perché il futuro è il nostro tempo.